È la quarta vettura che entra in gamma e rappresenta il SUV medio-grande del marchio. È la Tesla Model Y e si affianca e deriva per alcune componenti dalla Tesla Model 3. Ma avrà gli stessi pregi di quella che oggi è l'auto più venduta in Europa? Noleggiare una Tesla Model Y e in generale noleggiare una Tesla oggi significa entrare in contatto con un servizio di mobilità completo, non solo perché lei sfrutta la tecnologia elettrica forse più efficiente sul mercato, ma per tutto quello che c'è dietro, dalla pianificazione di qualsiasi cosa con l'app, che permette anche viaggi lunghi più o meno senza pensieri, e poi grazie alla guida fluida, agli ancora esclusivi supercharger e a tempi di consegna anche molto brevi rispetto al periodo, si parla anche di meno di 2 mesi. Anche se non avessi specificato che lei è una vettura a marchio Tesla, credo che lo avreste riconosciuto subito, perché ormai tutte le vetture di questa azienda si riconoscono nel design. Linee pulite a metà tra il teso e il morbido per un minimalismo che ha letteralmente lanciato la moda nell'elettrico. Il frontale evidenzia la sua parentela con la berlina Model 3 e a parte le poche nervature la griglia inferiore vede solo i fari di forma regolare e il logo dell'azienda, mentre già da fuori si nota l'ampio parabrezza e l'ampia linea dei finestrini che portano molta luminosità all'interno. Di profilo possiamo ammirare la sua spiccata forma coupé e le maniglie integrate alle portiere, mentre al posteriore i fari sono subito riconoscibili perché allineati al resto della gamma, mentre il paraurti è rinforzato per un tono di muscolosità. Per quanto riguarda le colorazioni, anche in questo si riconosce la natura Tesla. La nostra versione è in bianco perla micalizzato, il colore di serie, mentre come optional ci sono altre 4 tinte, nero, grigio e blu al costo di 1200 euro, fino al rosso da 2200. Optional, sempre da 2200 euro, ci sono anche i cerchi da 20 pollici in nero opaco che fanno molta scena, ma i nostri sono quelli di serie argentati. Rispetto alla Model X, lei perde l'ormai iconica apertura delle portiere posteriori ad ali di falco, ma devo dire che per quanto scenografica sia questa soluzione, io preferisco l'apertura tra virgolette normale perché è più pratica soprattutto nei parcheggi stretti. Rispetto alla Model X però lei mantiene tutta la tecnologia, a cominciare dall'apertura tramite card. Tesla ha lanciato un trend anche per quanto riguarda gli interni, che come suo solito sposano al 100% la filosofia less is more, visto che la plancia è priva di qualsiasi cosa. Tutto si concentra nel grande display fluttuante centrale molto grande da 15 pollici e che è ancora indubbiamente il più reattivo in tutto il panorama automobilistico. Certo è che bisogna farci l'abitudine, soprattutto se come me siete ancora a favore dei pulsanti fisici, quantomeno per il clima. Oltre a questo, all'anteriore ci sono 2 portabicchieri e un certo numero di vani portaoggetto. Il bracciolo centrale in pelle è decisamente confortevole e nasconde a sua volta una vasca per riporre le nostre cose. Nulla da dire invece per quanto riguarda l'abitabilità interna. Come ho detto, l'abitacolo è molto luminoso, a maggior ragione se si sceglie l'option della pelle bianca con trasso nero che costa 1200 euro, e in generale c'è tanto spazio per le gambe e per la testa anche per le persone molto alte come il sottoscritto. Questo perché è vero che la linea è coupé, ma il tetto comincia a scendere a partire dal bagagliaio. E a proposito di questo, non c'è di che preoccuparsi. Si parte da 900 litri circa, che diventano oltre 2000 battendo i sedili posteriori frazionabili 60-40, quindi insomma possiamo portarci dietro anche tutto l'armadio. Dici Tesla, dici tecnologia, e la Model Y porta con sé tutte le ultime novità dell'azienda californiana, a cominciare dalla possibilità di poterci guardare film su Netflix e anche quella di poter giocare sfruttando sempre il grande display centrale ma anche l'impianto Wi-Fi di serie, entrambe le cose ovviamente ad auto spenta. Il comparto multimediale è solo un assaggio di tutto quello che la Model Y da buona Tesla può offrire. Cominciamo col dire che la vettura integra al suo interno una eSIM che la mantiene connessa a internet e le permette quindi di ricevere gli aggiornamenti OTA per correggere eventuali problemi al software, ma anche per acquistare altre funzionalità. Incluso nell'acquisto è il sempre ottimo Tesla Autopilot, che mette insieme angolo cieco, cruise control adattivo con stop and go, centraggio in corsia, mantenimento di distanza e tanto altro. Ma optional, forse must have su una Tesla, è l'autopilot avanzato che aggiunge la guida automatica nelle rampe di ingresso e uscita delle autostrade, nei sorpassi e nei cambi di corsia, che ovviamente siamo noi a dover autorizzare azionando le frecce quando suggerito dalla vettura. E infine le funzioni di parcheggio automatico, i summon, ovvero quando l'auto entra ed esce dai parcheggi da sola, sempre comandata dallo smartphone. È ormai chiaro come sia lo smartphone il fulcro centrale di una Tesla, dal quale possiamo aggiornare le funzionalità, comprarne di nuove e in generale gestire tutta l'auto da remoto. Ma soprattutto dallo smartphone noi possiamo pianificare i nostri viaggi, quindi lui ci dice per esempio la disponibilità dei supercharger, ci dice anche quanto ci mettiamo nella ricarica e soprattutto ci dice la fattibilità di un viaggio, includendo anche le eventuali soste e anche quanto risparmiamo rispetto all'utilizzo di un'auto termica. Per esempio quando siamo andati a Venezia abbiamo risparmiato 22 euro.
Devo dire che rispetto a tutte le auto elettriche che ho provato, e devo dire che ormai ne ho provate tante, capisco ancora perché possa piacere Tesla, perché comunque rimane una delle vetture, forse la vettura elettrica, in grado di meglio gestire tutto il flusso energetico durante la marcia. Questo non solo ovviamente per quanto riguarda la guida cittadina, ma anche per la guida autostradale, e come dicevo lei si presenta come un'ottima viaggiatrice per tutte le funzionalità di programmazione dei viaggi che ho decantato prima. Ammetto però che qui, rispetto alla Model 3, il peso maggiore si sente, si parla di 2000 kg circa di peso, però rimane un SUV veloce, agile, molto divertente da guidare. La versione che sto guidando io è quella Long Range, l'unica al momento disponibile sul mercato, che ha un motore da 351 cavalli e batteria da 75 kWh che assicura un'autonomia dichiarata di 507 km su ciclo WLTP. Ovviamente lo sappiamo bene, con l'elettrico il dichiarato è difficile che corrisponda al reale e tutto dipende dallo stile di guida. In autostrada, andando a 110, si riescono a fare circa 350 km di percorso, aumentando la velocità o avendo il piede pesante ovviamente l'autonomia si riduce. Ad ogni modo, anche in questo caso, proprio per questa gestione ottimale del flusso con una scarica costante e anche piuttosto lenta, capisco anche le persone che ho conosciuto e che mi hanno detto che loro per lavoro hanno scelto volontariamente una Tesla e riescono a girarsi in auto proprio con la Tesla il centro nord d'Italia, programmandosi i viaggi e fermandosi quando necessario. I due motori garantiscono una spinta eccellente, anzi nel traffico urbano forse bisogna anche stare un po' attenti ed è meglio ridurre la potenza in accelerazione, mentre noi possiamo scegliere tra tre modalità di guida. Al momento siamo in comfort, che è quella che io preferisco, ma c'è anche una modalità più dinamica, più sportiva, per godersi al meglio lo sterzo, che invece è molto diretto, molto preciso e assume, insieme anche alle sospensioni e in generale alla potenza, un assetto di guida decisamente sportivo che, ammetto, non mi aspettavo. C'è un lato negativo che non è dato tanto dalla Model Y, ma dal tipo di carrozzeria scelta, che ovviamente è la visibilità posteriore, che è un po' risicata proprio per la forma coupé del tetto dietro. Diciamo che in manovra fortunatamente ci sono le telecamere, altrimenti la visibilità sarebbe un pochino stretta. Altro punto di forza della Model Y è la velocità di ricarica. Con una batteria così grande, la ricarica a un comune impianto domestico da 3,5 kW è sconsigliata in quanto richiede tempi molto lunghi, ma lei supporta fino a 250 kW di potenza le colonnine in corrente continua, con tempistiche piuttosto brevi che arrivano anche a 15-20 minuti. In alternata invece si ferma a 11 kW. E non dimentichiamoci il vero plus di una Tesla, l'accesso esclusivo, almeno per il momento, ai supercharger, che sono piuttosto diffusi e che abbassano il rischio di trovarli occupati da qualcun altro. Tesla Model Y ha un prezzo che parte da 60.990 euro per la Long Range che abbiamo guidato noi, per ora l'unica disponibile. Aggiungendo tutti gli optional presenti sul nostro modello si arriva a 69.170 euro. Il noleggio 48 mesi o 15.000 km l'anno ha invece un canone di 645 euro al mese più IVA con anticipo del 10%.